Eccoci al mercato dei fiori, Blumenmarkt, non so come si pronuncia, dopo che abbiamo visto i canali, il tetto Jordan e Piazza Dan. Ci stiamo per mangiare delle merendine a cannabis. Scopriamo come sono.
arriviamo a Zanshe, Zanshan, non so com'è, comunque è il villaggio dei mulini. È a circa un'ora da Amsterdam. Molto bello. Siamo stati nei mulini, si paga 5 euro a persona e si può visitare tutto, dagli ingranaggi a tutto il resto. Prima erano 1600 mulini, adesso ne sono rimasti circa 13, soltanto pochi poi sono in funzione e lavorano tabacco, orzo, grano. E poi c'è anche una fabbrica casearia dove ci sono tantissimi assaggi. I prodotti tipici qui sono squisiti, formaggi veramente buonissimi. Poi c'è anche una bottega del cacao, come producono il cacao, però lì niente assaggio. Com'è stato? Bellissimo, questo villaggio è veramente bello, si torna indietro nel tempo, è caratteristico. E adesso ce li mangiamo. Ecco qui, questa è la nostra casetta, nel nostro bel quartiere all'americana, nel villaggio Dronparken. Veramente bellissimo, è pieno di canali ovviamente, c'è il laghetto, mini market, piscina, palestra, la fattoria, il campo da golf, tutto bellissimo. Veramente molto molto bene. Abbiamo preso il traghetto e adesso andiamo alla torre, ci facciamo il giro sull'altalena. Noi siamo qui. Com'era Amsterdam? This is Holland. Yeah. Stiamo prendendo il traghetto, adesso torniamo sulla terraferma ad Amsterdam. Grande esperienza la torre. E siamo quasi arrivati alla biblioteca più grande d'Olanda, biblioteca pubblica. Spettacolo proprio. Amsterdam mi sta piacendo veramente tanto. 3 giorni sono pochi. Quanto è bello passeggiare per le strade di Amsterdam la sera, bellissimo. E il cartello di prima, Don't Pee in the Street, è assolutamente super. Adesso c'è No Alcohol in Public Space.